Parliamo invece di scuole. Ieri c'è stata una polemica che ha riguardato il liceo Einstein di Mottola con l'amministrazione comunale del posto che critica l'ente provincia. Cosa si sente di replicare? Ma in certe circostanze bisognerebbe tener conto innanzitutto di quello che si vede, lì c'è una realtà molto bella, è sotto gli occhi di tutti, poi ricercare insomma ogni momento e ogni circostanza per criticare io credo che non sia opportuno. Sta di fatto che ieri, così come era stato programmato, i tecnici sono stati a Mottola e hanno acceso quattro caldaie, certo ci voleva il tempo anche per accenderle, quindi chi trova motivo per disertare la scuola, questa non è una responsabilità della provincia che ha lavorato sodo per dare quello splendido edificio a Mottola, e se, come ha fatto il sindaco qui in maniera abbastanza inelegante, si cita l'amministrazione provinciale per le sue inadempienze, gli vorrei ricordare che se oggi la scuola funziona unicamente per l'impegno di questa amministrazione, che ha provveduto anche a fare le reti di collegamento per arrivare al liceo, perché doveva fare una strada e il comune non l'ha fatta, oltre alle reti idriche e alle reti del gas che competevano al comune e non le ha fatte, le ha fatte questa amministrazione per rendere fruibile quel liceo. Quindi se c'è stata inadempienza, l'inadempienza è tutta dell'amministrazione comunale di Mottola. Ancora la